È un momento difficile per tante famiglie, è un momento di dolore per tante famiglie. Quindi non siamo a celebrare un momento in cui una parte politica, in questo caso il Movimento 5 Stelle, che ha organizzato questo momento qui, come dire, mette il cappello da qualche parte. No, dimenticatevelo, non è questo, non è lo spirito del Movimento 5 Stelle, non lo sarà mai. Perché il Movimento 5 Stelle vuole essere portavoce come movimento delle istanze di tutti i cittadini. Semplicemente desideriamo che vengano affermati i diritti dei cittadini. E nel caso di Banca Etruria sono stati infangati i diritti dei cittadini, sono stati rapinati. Gianarelli lo dice sempre: rapinati due volte, prima dalle banche e poi dallo Stato. Ed è una cosa vergognosa, una cosa assolutamente non tollerabile in una democrazia. Mi viene in mente, quando ero piccolo, mi viene in mente in maniera particolarmente forte, perché io ancora oggi mi pare di riuscire quasi a commuovermi, a non riuscire a gestire la rabbia di quando leggevo del paese degli acchiappacifrulli di Pinocchio. Era una cosa per me insostenibile pensare che una persona che aveva subito un grave danno, una truffa vera e propria, addirittura finiva in galera. Era una cosa che ancora ce l'ho qui, proprio mi vengono i brividi solo a pensarlo, ma com'è possibile? Io ho pensato poi da adulto che Pinocchio era diseducativo, perché ha messo in condizione il sistema di premiare i furbi, di premiare i rapinatori, di premiare in questo caso le banche. Ma pensate allo scandalo IMU Banca Italia, 7 miliardi e mezzo di banche. E pensate ora, lo stesso Presidente del Consiglio ha detto che in fondo potevano accettare questo rischio i consumatori, che in fondo volevano speculare loro stessi e quindi ci hanno rimesso. Ma è una cosa vergognosa, una cosa inaccettabile, che i cittadini vengano lesi nel loro diritto elementare e lo Stato, che dovrebbe proteggerli, dovrebbe essere un bravo genitore, viene meno a questo ruolo. È una cosa insopportabile. Così come era insopportabile, almeno per me da piccolo, quest'idea che chi era truffato dal gatto e la volpe, e mi viene in mente Renzi Boschi, scusate, chi era truffato dal gatto e la volpe trovava un collegio fatto di governo, in questo caso, che addirittura lo mise in galera. 4 mesi, state 4 mesi in galera per questa faccenda. E quando venne fuori, ma pensate la follia, quando venne fuori l'indulto del re del paese dell'acchiappacifrulli, lo volevano vedere in carcere perché lui non era un malandrino. Allora gli disse: no, ma anch'io sono un malandrino. Allora si puoi uscire, e si inchinarono tutti per farlo uscire. Ma vedete? Questo è il sistema. Se si truffa, se si entra nel meccanismo della lottizzazione dei posti pubblici, se si diventa dei truffatori, si viene premiati, si fa carriera in questo Stato.